Reagisce alla grande l'US Ariano dopo il 3-0 subito alla prima giornata dallo Sporting Ponte. Sono quattro le reti rifilate al Vitulano che sul campo di Savignano Irpino crolla dopo la grande vittoria nella prima giornata. Gli uomini di Mister Greco riescono a riscattare così un avvio di campionato che non aveva entusiasmato. Già dai primi minuti l'Ariano si è mostrato in giornata riuscendo a segnare la prima rete dopo appena 10 minuti con Macchione. Al 35esimo il raddoppio firmato Memoli. Il primo tempo si è chiuso con la rete degli avversari grazie a Cembalo. Nella ripresa l'accelerata dell'Ariano che è riuscito a chiudere la pratica con altre due reti. Al 15esimo il gol di Martino, a 5 minuti dallo scadere la Luna firma il poker finale. Prima vittoria quindi per la squadra del Tricolle, costretta però a festeggiare lontano da Renzulli a causa dei lavori in corso. Ma nonostante la partita si sia disputata a Savignano, sono stati tantissimi tifosi che hanno seguito il match dagli spalti del Luigino Durante. In archivio così la seconda giornata del campionato di prima categoria, che vede ora l'Ariano con 3 punti inseguire la vetta della classifica del girone D, che al momento è occupata a punteggio pieno dal Real San Martino, dallo Sporting Ponte e della Bisaccese. A 4 punti il Real San Nicola e la Cedonia.